Grazie ad un modus operandi sempre più complesso e sofisticato, la mafia di Cerignola si è subdolamente infiltrata e mimetizzata nei più importanti segmenti economico-finanziari, affermandosi su tutto il territorio nazionale e superando anche i confini italiani. Così riporta la relazione della DIA nel secondo semestre. Il consenso sociale della quarta mafia è più forte delle bombe utilizzate per far esplodere saracinesche o più convincente persino delle armi utilizzate per estorcere denaro. Se la percezione del fenomeno mafioso diventa più concreta quando ci si ritrova di fronte a spietate faide interne tra clan, come succede a San Severo a Foggia, il sentimento dell'antimafia si affievolisce in presenza di organizzazioni più subdole, silenti e ben mimetizzate nel circuito economico dei territori. Secondo la DIA, ad esempio, a Cerignola la malavita rappresenta l'unica realtà capace di non subire ripercussioni sotto l'aspetto degli equilibri interni. Significa che ci troviamo di fronte ad assetti solidi, collaudati dati e sofisticati. Il ruolo della politica e della mia amministrazione, sottolinea il sindaco Bonito, cerca di tenere alta l'attenzione su un fenomeno purtroppo determinante nelle dinamiche economiche dell'intera provincia e su cui bisogna fare particolare attenzione. Noi dobbiamo cercare di affrontare il tema della mafia facendo squadra. Maggioranza e opposizione devono lavorare nella stessa direzione, ma soprattutto il termine mafia non deve costituire un tabù. Dobbiamo dircele le cose a voce alta, ma soprattutto affrontarle con determinazione e impegno.